Ciao ragazzi, bentornati su Kingdom Hearts 2 Final Mix. Nello scorso episodio abbiamo fatto la Coppa Paradosso Pene e Panico e oggi faremo la Coppa Paradosso Cerpero. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace. Aggiornamenti: sono salito fino al 70 e tra il 60 e 70, insomma, ho ottenuto, wait for it, che ora devo cercarlo, colpo di grazia plus. Ora io ho ben 3 colpi di grazia. Meno male. Comunque, niente, ho ottenuto solo quello, un boost pazzesco di statistiche, cioè guardatela che robe. E basta. Comunque, ho fatto una piccola cosa, ho aggiunto un altro orecchino schermidore, lo so, potevo fare altro tipo, non so, amuleto lunare, non so più parlare, scusate. Però sinceramente volevo più attacco, quindi vabbè, non importa. Allora, ho fatto questo e questa è l'unica modifica. Il resto è tutto uguale, stesse oggetti, stesse pozioni, stesse armature. Stesso di tutto, insomma. Comunque, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace. E iniziamo subito. Benvenuti a Tornei Paradossa. Non so perché, ma questa voce ad Ade mi fa troppo ridere. Allora, la Coppa Paradosso Cerbero. Un torneo solo per Sora. La barra turbo si riempie più in fretta del solito e Sora può usare i turbo da solo. Andiamo! Regolamento. Sora può usare il comando turbo, ma combatterà da solo. Sconfiggi i nemici nel tempo limite, per essere il numero 1. Se raccogli le sfere, otterrai un punteggio più alto. Se esegui le combo, otterrai... No, esegui le combo per ottenere più sfere. Scusatemi, sono svegliato da poco. Allora, Thunder. Perfetto. Allora, magnete e di nuovo Thunder. Per demolire tutti, mamma mia, si fa subito. Ok, voi assolutamente no, non mi piacete. Se volete evitare l'antifusione, potete prendere e usare la finale e poi andare in antifusione e poi iniziare la cosa. Ora, tanto per, visto che non ho niente da parlare... Mamma mia. E basta. Ok. Beccati questo. E addio. Dicevo, visto che non ho niente da parlare, niente da dire, insomma, vi dico questo. Ho controllato due o tre cose, perché non mi tornava che non avessi ottenuto un certo trofeo. E non so perché. Ok. Non ho ottenuto un certo trofeo, ovvero quello lì che praticamente se fate il gioco senza perdere nemmeno una volta, ottenete, per non aver mai perso. Per non aver cliccato il pulsante continua, ecco meglio. Perché... Maremma! Ok. Mamma mia! Ok. Allora, tanto per... Ce la farò, a eliminarti. Ok. E dicevo, praticamente io non l'ho ottenuto. E forse ho capito il perché. Visto che ho trasferito i dati dalla PS4 normale a quella Pro. Vieni qua. Dicevo, visto che ho trasferito i dati dalla PS4 a quella Pro. Forse non ha contato l'inizio della cosa e... Boh, sinceramente... Allora, senti. Ho 5 minuti. Ho quanto tempo vuoi. Ok. E adesso Cerbero. In 5 minuti. Ce la si può fare senza problemi. Quindi Cerbero. Ho tutto il tempo del mondo, tipo. Allora, in realtà non ho solo 5 minuti.
Ora, una cosa particolare della fusione finale è che ha un sacco di colpi di grazia, però ne fa veramente pochi. Perché sennò ovviamente sarebbe troppo OP. Allora, vai. Ok. E ricordo che adesso io posso fare 3 colpi di grazia. Quindi questi sono tutti i colpi di grazia che può fare. Ne ha veramente tanti. Guardate qua. Ok. Non ti ho sconfitto? Ho 5 minuti. Dai, ho 5 minuti per riuscire a sconfiggerlo bene. Forza. Dai, Cerbero, voglio sconfiggerti in maniera perfetta. Allora, forza. Non questo. Forza, Cerbero. Dai, cucciolotto, sai quale attacco devi farmi, vero? Allora. Tanto questi sono abbastanza semplici da parare. Tanto basta che faccio trio e ti sconfiggo comunque. Proprio non ho problemi. Non ho problemi, Cerbero. Ok. Perfetto, forza. Dai, Cerbero. Non ho tutto il giorno. Ho solamente altri 4 minuti per batterti, dai. Forza. Posso anche usare Reflex, non mi importa. Perché ormai il suo comando di reazione finale l'ho fatto vedere. La sua finisher, insomma. Ok. Forza. Lo sai cosa devi fare? Lo sai. Non questo. Ok. Stella dell'arena. Scusate, ma Cerbero voglio sempre finire così. Mi dispiace tanto, ma... Cioè, per me è un obbligo. Cioè, non si può sconfiggere Cerbero con un finisher normale. Eh no. Allora, ho fatto veramente schifo. Wow. Vabbè. Tanto io per il momento non conto a completare il grillario. Tanto, come vedete, tutte le cose... Sì, praticamente... Basta prendere, dov'era, minigiochi. No, missioni. Sì. E ripeto, basta controllare Tornei Paradosso 2500, quello l'ho completato. 1300 devo fare in questo. Quindi sì, praticamente, bisogna usare Stitch. Se volete farcela, usate solo Stitch. Ora, l'unico problema è che nella Coppa Cerbero non si possono usare, le invocazioni, se mi ricordo. No, si può usare le invocazioni, perché non dice che non si possono usare le invocazioni. Comunque alla fine il punto è, se mi ricordo, insomma, ci sarà scritto qua sopra se si possono usare le invocazioni o no. Ora non mi ricordo, però davvero alla fine è facile. Ah no, qui solo le fusioni e qua le invocazioni. Ora c'ho un attimo di confusione. Comunque, alla fine ripeto, tutti i risultati sono scritti sul grillario. Se volete vederli, sono lì. Quindi, abbiamo finito. E sì, ripeto, questo episodio è veramente corto. Tutti gli episodi dei Tornei Paradosso sono corti. E, cosa che vi ho detto tempo fa, Glide 2 vi permette di fare questo. Voi non toccate il terreno. È davvero una cosa bellissima. Cioè, voi, ovviamente, dopo esservi mossi, dovete per forza muovervi. Però non toccate più il terreno. Ed è una cosa veramente bella. Ora, ovviamente, se fate così, se c'è un solco, insomma, una salita, e voi ci andate sopra, ovviamente
atterrerete perché siete più bassi, non potete fluttuare, sarebbe troppo OP. Comunque, niente, abbiamo finito. Quindi, nel prossimo episodio di Kingdom Hearts 2 Final Mix, andremo a fare la prossima Coppa Paradosso. Quindi, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace, e al prossimo episodio. Ciao!